L'ingegner Natuzzi, Cosimo Natuzzi, dirigente Chima Ambiente AMIU. L'inaugurazione di questo impianto fotovoltaico per l'approvvigionamento energetico dell'impianto di selezione Pasquinelli. Ecco, alcuni aspetti, diciamo, più tecnici. Finora con, diciamo, la dirigenza e l'amministrazione comunale abbiamo così analizzato le linee, diciamo, politiche tra virgolette di questa scelta. Ora andiamo proprio sul funzionamento tecnico dell'impianto. Ma questo è un impianto di selezione della raccolta differenziata, raccolta differenziata proveniente dall'ambito del Comune di Taranto. È un impianto che è entrato in esercizio a fine ottobre dello scorso anno e a distanza di quasi 6 mesi riusciamo oggi ad inaugurare l'impianto fotovoltaico di 20 kW, che è il primo di un secondo impianto che realizzeremo a breve di altri 15 kW, con l'obiettivo di rendere autosufficiente dal punto di vista energetico l'intero impianto di selezione. L'impianto di selezione è autorizzato dalla Regione Puglia per trattare 50.000 tonnellate all'anno di rifiuti differenziati e attualmente è destinato a ricevere rifiuti del tipo carta, cartone, vetro, plastica e metalli. Queste balle che vi vedete davanti a noi vengono, una volta selezionate, inviate ai vari consorzi di filiera e a seguito della cessione di queste balle di rifiuti differenziati i vari consorzi corrispondono riconoscono un corrispettivo al Comune di Taranto, che riesce quindi a mantenere, diciamo, da un punto di vista della sostenibilità, le entrate e le uscite di questo impianto, almeno dal punto di vista del bilancio di massa dei rifiuti.